siamo proprio potuti andare perché la vegetazione era diventata troppo fitta e quindi ci sarebbe stato bisogno di un intervento, non si poteva proprio camminare, non ci si poteva proprio arrivare. Questo mi è dispiaciuto perché è stata un'occasione mancata. E poi ecco, mancavano, per esempio, una cosa che ho notato, mancavano dei cestini dove mettere il sugo, non era nel nostro caso perché siamo sensibilizzati alla natura come gruppo e quindi non avremmo, però ho visto che c'erano dei rifiuti al giro, soprattutto nel parcheggio di arrivo non c'era un cestino dove poter raccogliere i rifiuti e questo motiva anche la gente, anche se non dovrebbe essere, a sporcare di più. Questo è una cosa che si dovrebbe evitare in tutte le persone. Del paesaggio, il fatto che abbiamo camminato una vasta area, abbiamo potuto trovare diversi tipi di reperti e anche il fatto che fossero appartenenti a epoche diverse, quindi poteva venire fuori storie diverse, collegamenti con vari eventi storici, incuria di alcuni tracciati, del fatto appunto di non riuscire a trovare all'interno dei posti anche i tracciati, magari se fossero più agibili, sarebbe anche una spinta in più per poter essere visitati da un pubblico anche più ampio. Ora, magari per noi è stato anche divertente viaggiare, però insomma, se uno ha qualche difficoltà a camminare o non è così preparato a fare trekking, ha più difficoltà a visitare un paesaggio del genere se non sono più puliti sentieri o se non è facilitato. Passeggiata mi è piaciuto molto perché ho visto delle cose nuove che io non ho l'opportunità di vedere nel mio paese e soprattutto per il fatto che questi resti archeologici si sono tenuti nella loro origine, invece nella Spagna non è, cioè, l'unica cosa negativa che ho trovato io di questa visita è che è tutto un po' trascurato. Io sono abituata nel mio paese che tutto è molto curato, molto ben studiato, è molto più accessibile i luoghi in cui vengono mostrati tutte queste resti archeologici, sono molto più accessibili rispetto a quello che ho potuto vedere oggi. Scusa, ma tu immortali questi passaggi difficoltosi sì. Dei turisti? Sì, perché c'è un blog e dopo ci vediamo sul blog. Sì. Blog.